queste ore revocheremo l'agibilità sulla base delle risposte che sono arrivate dall'INAIL. Ovviamente la revoca prevede lo sgombero, che sarà uno sgombero che si farà nel giro di diversi giorni con le misure cautelative che sono indicate nella perizia che era stata chiesta dalla Procura. Non basta dunque uno sgombero parziale. Il Palazzo di Giustizia Barese di via Nazarianta, a rischio crollo, deve essere svuotato totalmente. Lo ha detto stamattina il sindaco di Bari, Antonio De Caro, dopo la riunione in prefettura alla quale hanno partecipato anche il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, e i vertici degli uffici giudiziari baresi. Il sindaco, che nei giorni scorsi ha parlato di calamità burocratica, ha anche ribadito la necessità della dichiarazione di uno stato di emergenza. Non esistono le calamità burocratiche, ovviamente ci rendiamo conto della questione e sarà trovato una soluzione, o attraverso la dichiarazione di uno stato di emergenza o attraverso un provvedimento straordinario, un decreto legge, ma questa è una decisione che è rimessa ovviamente al governo. C'è una forte criticità e quindi il Dipartimento della Protezione Civile conviene sul fatto che ci sono i presupposti per la dichiarazione dello stato d'emergenza e faranno un istruttore in questo senso. Una cosa è certa per il capo della Protezione Civile: le tende non possono esistere, sono una cosa assolutamente temporanea e dovranno essere sostituite da uno stabile vero e proprio. Quanto prima troveremo ovviamente la strada da percorrere. Le ipotesi in campo ci sono, degli stabili, ci sono delle soluzioni anche tampone che ovviamente sono state individuate dal territorio e che saranno rese disponibili, sono già disponibili, però c'è un percorso anche, diciamo, amministrativo e normativo da compiere. Ma quali sono le argomentazioni che il sindaco De Caro ha portato sul tavolo della riunione in prefettura? Ho spiegato che c'è un'emergenza in città legata al fatto che magistratura e forze dell'ordine hanno fatto un lavoro straordinario per limitare l'attività di 14 clan criminali che hanno creato una cappa in questa città. La città ha reagito, i cittadini hanno reagito, ci sono cittadini che denunciano, imprenditori, commercianti che si costituiscono parte civile. Non vorrei che il blocco dell'attività giudiziaria del Tribunale Penale possa riportare questa città ai tempi antichi. Non accadrà, è uno dei motivi per i quali ho chiesto lo stato d'emergenza. Lei aveva già formalizzato la richiesta, oggi l'ha ribadito. La richiesta per lo stato d'emergenza in regione, adesso dopo l'istruttoria della regione arriverà al Dipartimento di Protezione Civile che predisporrà favorevolmente la richiesta al governo per lo stato d'emergenza. Il tavolo si trasferirà domani a Roma al Ministero della Giustizia. Sulla necessità di superare la criticità dell'edilizia giudiziaria barese in tempi brevi ha posto l'accento anche il prefetto Maria Elisa Magno. Ma si deve superare in tempi brevi perché la criticità è forte. Sicuramente le prime misure adottate dal Ministero della Giustizia sono misure tampone, non danno però la possibilità all'attività giudiziaria di svolgersi al meglio, per cui bisogna andare oltre con ulteriori attività e provvedimenti.